Innanzitutto grazie di questa occasione. Mi fa molto piacere essere qua, così come mi ha fatto molto piacere collaborare a questa bellissima impresa che mi ha permesso di approfondire un campo nel quale entro ed esco e mi ha permesso di conoscere anche a distanza appunto molte delle persone che ci sono qua e che adesso sono contenta di vedere dal vivo. Con un po' di sconforto vedo che inizio la relazione con un PowerPoint che ha un refuso, ma pazienza, avrete riconosciuto nel mio titolo la ripresa di una famosa definizione di Gabriele Baldini, il quale già nel 1964 così scriveva nel suo manualetto shakespeariano. È chiaro che per giungere alle sue più segrete e struggenti immagini di poesia, Shakespeare dovrà cercare di distrarre l'attenzione dall'avida richiesta del suo pubblico, quella che sembra tanto essenziale alla nascita del Richard III, e far tacere la sua coscienza di artigiano, così gagliardamente affermata in questo supremo prodotto di bottega. Nel proporre quello che, come ci ha ricordato Franco Marenco, è stato a lungo un tratto ricorrente nella raffigurazione del poliedrico genio shakespeariano, il poeta contrapposto all'uomo di teatro, il mestierante contrapposto all'artista, Baldini situa ancora saldamente Riccardo III nel campo dell'artigianalità, del prodotto di bottega definibile come tale perché fortemente condizionato dall'avida richiesta del suo pubblico. A questa richiesta Riccardo III certamente risponde con i suoi toni fortemente melodrammatici, con la qualità quasi rituale degli ostentati parallelismi a livello strutturale e linguistico, con la riproposizione di stilemi espressivi consolidati, con la ripresa di motivi ed elementi legati alla tradizione, a quella delle moralities medievali, con l'indubbia componente ideologica anche. Ancora Franco Marenco ci ha spiegato come il pubblico di Shakespeare avesse fame di storia, perché la storia così come veniva narrata sul palcoscenico era uno spettacolo oltremodo appassionante, coinvolgente anche per la sua capacità di restituire il senso di una comunità costruitasi nel tempo, sotto la guida di figure carismatiche, cui il pubblico sentiva di appartenere. Nel rivendicare per la produzione shakespeariana lo statuto ibrido di artigianality, anche Gary Taylor sottolinea l'importanza della committenza, ricordandoci che Shakespeare, da buon artigiano attento al mercato, lavorava sostanzialmente, cito, armeggiando con manufatti esistenti. Nel caso di Riccardo III, i manufatti che circolavano nella bottega di Shakespeare viaggiavano, diremmo oggi, su una pluralità di supporti materiali. Shakespeare aveva innanzitutto a disposizione una serie di oggetti testuali, e cito di nuovo da Taylor, prodotti nelle botteghe degli storici Tudor, da Thomas More fino a Hall, Grafton e Holinshed. Il modello sostanzialmente rimaneva sempre lo stesso e rispondeva alle esigenze di una committenza che amava guardare se stessa attraverso lo specchio deformato dell'ultimo degli York, la cui malvagità, confinata ad un passato lontano, faceva ancor più risaltare le virtù del presente, inaugurato proprio dalla sconfitta di Riccardo ad opera dell'avo di Elisabetta, Enrico VII. Alle stesse esigenze di legittimazione e celebrazione della casata al potere dava risposta una seconda tipologia di artefatti. Una lunga serie di ritratti riccardiani nei quali la depravazione morale attribuita al personaggio trovava rappresentazione visiva nella deformità fisica. L'utilizzo della tecnologia ha permesso di verificare come in questo caso la bottega dei pittori si sia adeguata alle richieste della committenza, addirittura modificando ritratti già eseguiti, per renderli conformi alla vulgata che voleva Riccardo deforme. Le scansioni a raggi X eseguite su questo ritratto, risalenti al più tardi al 1520, hanno mostrato come un secondo strato di pittura, in corrispondenza della spalla destra, ne abbia alzato il profilo rispetto alla realizzazione originale. E questo ritratto servì da modello per la lunga serie di ritratti simili che sono arrivati fino a noi. E però nel teatro, che quello che possiamo chiamare il manufatto Riccardo, aveva acquisito la sua maggiore visibilità, raggiungendo una platea incredibilmente più vasta di quella a cui poteva aspirare sotto qualsiasi altra forma e fissandosi nei suoi tratti fondamentali. Non a caso, negli ultimi decenni del Cinquecento, le botteghe teatrali sfornano ben 7 drammi
in cui l'ultimo dei Plantageneti compare come personaggio. Il primo testo teatrale a lui dedicato è una tragedia in latino, Ricardus Tertius, di Thomas Leghi, di stampo senecano, che fu messa in scena una sola volta a Cambridge, al St. John's College, nel 1579, e non fu mai data alle stampe. Seguirono i tre drammi storici di Shakespeare, perché oltre a Riccardo III, come sappiamo, il personaggio di Riccardo compare nella seconda e nella terza parte dell'Enrico VI. Seguirono poi anche due drammi di cui si ha testimonianza, ma il cui testo è andato perduto. The Second Part of Henry Richmond, di Robert Wilson, del 599, e Richard Crookback, di Ben Jonson, apparentemente del 1602. Dubbia è l'attribuzione dell'ultimo dramma che compone questa serie, l'anonimo The True Tragedy of Richard III, di cui sappiamo che fu rappresentato dai Queen's Men tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, e pubblicato nel 1594. Date le poche certezze sulla datazione e sulla possibile paternità, grazie, la True Tragedy viene annoverata, a seconda delle ipotesi, tra le fonti del dramma shakespeariano o fra i prodotti dell'immenso successo del Riccardo III. Addirittura, da alcuni, fra le creazioni dello stesso Shakespeare, una sorta di Ur-Richard dal quale il dramma successivo avrebbe preso le mosse. Che Shakespeare ne avesse un'ottima conoscenza è confermato dalla parafrasi di un suo verso nel terzo atto dell'Amleto, il cui The Croaking Raven Doth Bellow for Revenge richiama direttamente The Screaking Raven Sits Croaking for Revenge, del testo del 1594. Non intendo ovviamente addentrarmi nello spinosissimo campo delle attribuzioni, ma piuttosto far dialogare fra loro alcuni passaggi paralleli fra il dramma shakespeariano e questo dramma anonimo, per mostrare come, comunque si vogliano leggere i loro rapporti, i due testi ci consegnano due manufatti sostanzialmente simili nei materiali costitutivi, ma piuttosto distanti nella loro fattura. Ed è su questa fattura, come hanno suggerito anche gli interventi che mi hanno preceduto, che si gioca la partita dell'artigianality shakespeariana, anche nel Riccardo III. Per ragioni ovviamente di tempo, mi limiterò a focalizzare l'attenzione sulle scene di apertura e chiusura del dramma. L'incipit di Shakespeare, dominato dalla presenza di Riccardo, non richiede quasi di essere citato, tanto è famoso. Lo citerò poi dopo. La True Tragedy si apre invece con l'ingombrante presenza di un fantasma, il fantasma di Clarence, che con due versi sibillini in latino invoca sangue e vendetta, e poi lascia la scena a due figure allegoriche, chiamate rispettivamente Poetry and Truth, impegnate nel dialogo che vedete qui. Truth, well met. Thanks, poetry. What makes thou upon a sage? Shadows. Then will I add bodies to the shadows. Therefore depart, and give truth leave to show a pageant. Why? Will truth be a player? No, but tragedia like for to present a tragedy in England done, but late, that will revive the hearts of drooping minds. La domanda che verità rivolge a poesia, che fai sul palcoscenico? Sancisce a suo modo la presenza dell'arte verbale nello spazio del teatro, ma la risposta ombre ne evidenzia l'inadeguatezza o perlomeno la non autosufficienza. Per risollevare i cuori delle menti avvilite è necessario il contributo di corpi, che verità promette di donare alle ombre. Saranno i corpi della storia, dispiegati in un pageant che ripercorrerà le vicende della lotta intestina per il potere, dalla morte di Edoardo IV a quella di Riccardo. L'idea che sui palcoscenici si giocasse una partita fra ombre e corpi, fra l'altro complicata da usi linguistici che identificavano nelle ombre gli attori, apparteneva a un sentire diffuso in epoca rinascimentale. George Pottenham, nella sua Art of English Poesy del 589, aveva definito il teatro a beholding place, un luogo in cui si osserva. E ancora nel 1612, Thomas Heywood avrebbe rovesciato l'uso elisabettiano di indicare gli attori come ombre, scrivendo nella sua Apology for Actors che le descrizioni sono solo ombre che l'orecchio riceve ma l'occhio non percepisce. I ritratti sono solo forme che l'occhio vede ma non sanno mostrare azione, passione, movimento o nient'altro che possa muovere ad ammirazione lo spirito dell'osservatore. Ma vedere un soldato fatto come un soldato, che si muove, parla, agisce da soldato.
Nel plasmare la propria versione del manufatto Riccardo, Shakespeare sembra prefigurare la rivendicazione di Heywood che la presenza dei corpi sul palcoscenico superi qualsiasi altra forma di rappresentazione. Muovendo dalla promessa di Truth, donerò corpi alle ombre, Shakespeare fa dell'ostensione dei corpi il fulcro del dramma, fino al punto di attribuire presenza scenica a ciò che per definizione non ha esistenza corporea, per l'appunto gli spettri che, come sappiamo, chiudono la tragedia. Brian Walsh ha descritto la relazione fra la true tragedy e il testo shakespeariano in termini fotografici, identificando nell'una una sorta di negativo dell'altra e fornendo esempi di eventi che, drammatizzati nella tragedy, vengono solo menzionati nel testo shakespeariano, in primis le vicissitudini di un personaggio quale la Mistress Shaw, l'amante di Edoardo e del Lord Hastings, che Shakespeare cita più volte ma non ci presenta mai in scena, mentre invece compare nella true tragedy. Ma più frequenti sono gli eventi che da oggetto di descrizione nella tragedy diventano potenti rappresentazioni in Shakespeare. Prima fra tutte, appunto, la visitazione finale degli spettri, che nella true tragedy è contemplata, ma solo descritta come visione onirica che perseguita Riccardo fino nella veglia. Ovviamente, l'esempio principe di questa strategia è ad apertura del dramma, dove a tenere la scena in tutti i sensi è il corpo di Riccardo, esibito sul palcoscenico e anche e soprattutto argomento privilegiato del suo soliloquio. Così, il confronto della true history fra poesia e verità viene declinato da Shakespeare attraverso Riccardo, che è incarnazione delle loro dinamiche in un corpo che si muove, che agisce, che pensa, che parla nello spazio del teatro, un corpo che prende vita dal confronto con il suo pubblico. Un corpo che storicamente si è imposto nella ricezione di questo dramma attraverso l'interdipendenza con gli attori che lo hanno portato in scena. Da Richard Burbage, che in un noto aneddoto spinge l'identificazione con il personaggio fin nell'alcova, a Edmund Kean, a proposito della cui interpretazione Byron ebbe ad esclamare «By Jove, he's a soul, Richard is a man and Kean is Richard». Shakespeare non è il primo a dar voce a Riccardo. Un altro manufatto testuale, la seconda edizione del Mirror for Magistrates, presenta il monologo post-mortem di Riccardo, che ripercorre le vicende di cui è stato protagonista, facendo emergere le motivazioni della propria inaspettata rovina, così che possa servire da lezione per i vivi. Quello che traspare da questo monologo, dal monologo del Mirror, è un Riccardo penitente per l'assassinio dei nipoti che identifica il proprio peccato nella smodata ambizione per il potere. Ma nel suo sfogo, il Riccardo a firma di Francis Seeger non fa accenno al proprio corpo se non nella chiusa, in cui rievoca e in qualche modo anche giustifica l'oltraggio subito dai vincitori. E anche la true tragedy fa riferimento, senza mostrarlo, al corpo privo di vita di Riccardo, che Richmond dà ordine di esibire per le strade di Leicester, legato nudo ad un cavallo. Studi recenti ci hanno ricordato come nella tradizione popolare Tudor il tema dell'umiliazione postuma di Riccardo prevalesse su quello della sua deformità. Prima della sua raffigurazione in Shakespeare, il corpo di Riccardo era associato non tanto all'immagine di un gobbo claudicante, quanto a quella di un cadavere vilipeso, che forse aleggia anche dietro ai ripetuti riferimenti del Riccardo shakespeariano alla propria nudità. Nel monologo della terza scena del primo atto afferma di «Thus I clothe my naked villainy», così rivesto la mia nuda infamia, e nella scena del corteggiamento con Lady Anne si rivolge a lei dicendole «I lay my bosom naked to thy deadly stroke», espongo nudo questo petto al tuo colpo fatale. Nel Riccardo III comunque è il corpo deforme e vivo di Riccardo a dare un contributo fondamentale alla rappresentazione. E allora torniamo alla sua prima comparsa in scena, al famoso soliloquio di apertura del dramma. Nei versi di questo soliloquio, gli stilemi tradizionali della rappresentazione di Riccardo, evocati da Truth già nella True Tragedy, perché Truth nella tragedia anonima parla di Riccardo come a man ill-shaped, crooked-backed, lame-armed withal, un uomo malfatto, con la gobba e zoppo, questi stilemi, che come è noto risalgono alla history di Thomas More,
prendono vita attraverso l'autorappresentazione di Riccardo. Il corpo diventa per Riccardo occasione di sfogo intimo, che di questo corpo ripercorre le origini, la nascita prematura, traccia le limitazioni e l'inadeguatezza, la deformità appunto che gli preclude le schermaglie amorose, ma rivendica orgogliosamente anche la differenza, facendone il fulcro della definizione di sé. In una sequenza compatta, che richiama la forma chiusa di un sonetto e che come tale mi sono permessa di riprodurre qui, Riccardo dà voce ad una sua personale variazione sul tema dei corpi e delle ombre con cui si apriva la True Tragedy. Quando invoca il rozzo stampo del suo corpo, lamentando di essersi visto negare dalla natura proporzioni armoniose, al punto da rendergli impossibile il confronto con il suo riflesso in uno specchio ruffiano, e di essere invece costretto ad accontentarsi di spiare la propria ombra nel sole, Riccardo contraddice la promessa di pienezza associata nel prologo della True Tragedy all'unione di corpi e ombre. Se la True Tragedy vede nel teatro uno spazio in cui la verità dei corpi e quindi della storia può unirsi alle ombre delle sue rappresentazioni, Shakespeare mette in scena il loro conflitto, l'inconciliabile antagonismo fra Riccardo e le sue ombre, imprimendo da subito una nota autoriflessiva al personaggio. Nel testo shakespeariano non solo Riccardo si definisce attraverso il proprio significante corporeo, ma ne indaga l'eredità, la storia, mettendone financo in dubbio la veridicità delle rappresentazioni. L'autoritratto si fa meta-ritratto. Linda Chance ha messo in luce quale caratteristica del Riccardo shakespeariano il perturbante senso di una pregressa esistenza testuale, che lo fa entrare in un dialogo a distanza con le sue rappresentazioni per confermarle o per smentirle. Così è, per esempio, per i dettagli sulla nascita, che Riccardo qualifica come prematura, deforme, incompiuto, spedito anzitempo in questo mondo mortale, sbozzato neanche a metà. Con questi versi Riccardo rovescia la vulgata originata nel resoconto della Historia Regium Angliae di John Rus, che lo voleva nato dopo 2 anni di gestazione, con già i denti in bocca e i capelli lunghi fino alle spalle. Una vulgata che trova espressione anche nel dramma, nella citazione tra il serio e il faceto del giovane nipote duca di York. Mary, they say my uncle grew so fast that he could gnaw a crust at 2 hours old. Che diamine! Dicono che lo zio crescesse così in fretta che 2 ore dopo la nascita già rosicchiava una crosta. Analogamente, Riccardo invoca in maniera esplicita i modelli delle moralities, come nella famosa battuta «Thus like the formal vice iniquity, I moralize 2 meanings in 1 word», così come il tipico vizio da palcoscenico, Messer Malvagio, cava un doppio significato da ogni parola, che chiama in causa il personaggio di Iniquity, presente nell'interludio Nice Wanton, licenziato per la pubblicazione nel 1560. Iniquity era la più recente incarnazione della funzione drammatica del vizio, caratterizzato dalla stessa propensione alla dissimulazione di Riccardo e dal suo stesso ricorso a modalità espressive improntate al doppio senso. Già nella terza parte dell'Enrico VI, Riccardo aveva accennato alla sua vicinanza al modello contiguo del Machiavelli, dando voce al proposito di Set the Murderous Machiavel to School, di dare lezioni all'efferato Machiavelli. Allo stesso tempo, però, Riccardo è pronto a mettere in dubbio i tratti che emergono da queste autorappresentazioni. I do mistake my person all this while. Scommetto che continuo a farmi torto, dice nella scena di corteggiamento di Lady Anna, che come sappiamo non trova corrispondenza in nessuna delle fonti. E sempre nella terza parte dell'Enrico VI, rivendica per se stesso la possibilità di sfuggire alle proprie rappresentazioni quando afferma di voler cambiare forma come Proteo. I can add colors to the chameleon, change shapes with Proteus for advantages. Posso aggiungere sfumature a un camaleonte, cambiare forma meglio di Proteo. Nel tratteggiare il ritratto di Riccardo, Shakespeare riprende e riconferma le caratteristiche di una molteplicità di artefatti precedenti e coevi, ma nel contempo esibisce e in una certa misura destabilizza le loro tracce nel testo. La battuta intimidatoria che rivolge ai congiunti della regina durante la riappacificazione orchestrata da Edoardo nella terza scena del primo atto, «Let me put in your minds if you forget what you have been ere this and what you are». Lasciate che vi rammenti, nel caso ve lo siate dimenticato, quel che eravate un tempo e quel che siete ora,
si conclude con un significativo riferimento a se stesso. With all what I have been and what I am, e quello che ero io e quel che sono, ribadendo l'enfasi sulla trasmissione della memoria di sé. Sei modelli, quindi, sono quelli delle svariate botteghe che sostanzialmente hanno prodotto varianti di una stessa matrice. Forse possiamo ipotizzare che siano le modalità di realizzazione del ritratto drammatico di Riccardo, che distinguono il manufatto di Shakespeare nel panorama dei manufatti coevi, configurandolo ad un tempo come autoritratto e metaritratto. Ed è qui forse, nell'attribuzione a Riccardo di un corpo che si autorappresenta, che possiamo intravedere un primo tratto di quelle esplorazioni della soggettività nelle quali riconosciamo la piena realizzazione dell'artigianality shakespeariana. Pace Baldini. Grazie. Allora, io in maniera, diciamo, sicuramente non molto originale, pensavo di partire appunto dalla famosa definizione di Gary Taylor di artigianality, e ve la risparmio, visto che ne abbiamo già profusamente parlato, però ovviamente è una parte importante di riferimento, cioè quest'idea del modern writer e dell'operazione di transformation continua di fonti, materiali, testi, in un gioco che nel mio caso vorrei cercare di dimostrare porta, nella fattispecie di questo dramma che è la bisbetica domata, alla trasformazione di una serie di materiali che sono in natura farsesca alla produzione di un play che è già in qualche modo commedia. Quindi il dato artigianale sta sicuramente nell'assemblaggio di questi materiali. Per quanto riguarda l'artisticità, è ovviamente un totale che è più della somma. Però un altro elemento che mi faceva piacere di mettere in evidenza rispetto a questa operazione dell'artista come transform maker, di cui parla Gary Taylor, è invece un riferimento a un saggio di Franco Marenco che parla di costruzione di principi attivi, di coinvolgimento e di dialogismo rivolti primariamente al pubblico, cioè vorrei porre l'attenzione sul pubblico in quanto lato di un triangolo alla base della creazione del significato. Quindi da un lato l'artista, dall'altro i materiali, dall'altro lato l'artista, dall'altro lato il pubblico e poi vedremo anche gli attori. Quindi principi attivi produttivi di innumerevoli adattamenti al mutare delle mentalità nel triangolo della comunicazione teatrale formato da autori, i testi, gli attori, la performance e gli spettatori, la società, questi ultimi hanno una parte non secondaria nel determinare il significato culturale dei drammi. La mia tesi quindi è la seguente. In The Taming of the Shrew, l'autore artigiano bricoleur, assembla materiali culturali che il pubblico riconosce e fa significare. Tramite la trasformazione autoriale e la performance attoriale, il valore si complica e l'artigiano mostra la levatura dell'artista, materiali farseschi con il loro portato repressivo e censorio, dando luogo a modi da commedia con risvolti condivisi, passando appunto dal ridere di Catherine al ridere con Catherine. Tra i materiali con cui il dramma è lavorato in questo laboratorio shakespeariano troviamo un rizoma narrativo, perciò il riferimento è alle fonti, che sostanzia il paradigma dell'addomesticamento repressivo, se ne contano più di 400 versioni. Si tratta di una varietà ampia di fonti testuali con una serie di archetipi consolidati e di motivi di azione ricorrenti, uso di tecniche punitive che hanno a che fare con il pubblico ludibrio e con l'animalità. Ma oltre alle fonti testuali ci sono anche una serie di possibili fonti che qui ho definito antropologiche. Si tratta in generale di un generale diffuso dispositivo ideologico di carattere popolare,
volto al controllo patriarcale del femminile, articolato in un panorama culturale e discorsivo esercitato dal basso. Il fatto di pratiche rituali di sanzione, quindi definite appunto gli shaming rituals, che costella il tracciato del dramma sotto forma di tracce, incrostazione del linguaggio, allusioni all'universo antropologico del villaggio rurale. Noi ricordiamo quanto Shakespeare in questa fase della sua produzione sia ancora, per lui sia vivo il retaggio del villaggio del Warwickshire da cui proveniva. Alcuni luoghi del play shakespeariano in particolare costituiscono altrettanti varchi aperti su tale universo e permettono di leggere il dramma come una sorta di memoria spettrale e allo stesso tempo parodica di un tale retaggio misogino, proiettando sulla contemporaneità, prima moderna urbana, per collocazione e modi, l'ombra del passato patriarcale. Quest'ombra, al tempo stesso inquietante e però anche depotenziata attraverso l'incorniciatura caricaturale, sembra addensarsi soprattutto in corrispondenza di alcuni passaggi testuali. Un primo riferimento si può cogliere già nella prima scena del primo atto. Because I know you well and love you well, leave shall you have to court her at your pleasure. Dato che bene vi conosco e che vi apprezzo entrambi, avrete mio permesso di corteggiarla a vostro piacimento, dice Battista a Gremio e a Ortensio, incoraggiandoli a impalmare delle due figlie quella bisbetica e bizzosa per permettere all'altra, quella modesta e remissiva, di sposarsi a sua volta. La replica dell'anziano Pantalone, to cart her rather, she's too rough for me, dichiarando che piuttosto che corteggiarla bisognerebbe invece scarrettarla e menarla alla berlina, chiarisce oltre ogni dubbio le intenzioni dell'anziano pretendente nei confronti della troppo ruvida ragazza. Nello stringato wordplay, costruito sull'omofonia tra court e cart, in effetti, un intero universo di costumi viene richiamato sullo sfondo a riconnettere le vicende di Caterina a un più ampio sostrato popolare fatto di controllo comunitario e forme rituali di castigo. Il riferimento è in effetti al cosiddetto charivari o skimmington ride. Qui vedete in questa immagine di una rappresentazione moderna c'è comunque il carro. Ma che cos'è lo skimmington? In una definizione che prendiamo da un dizionario della cultura popolare del 1905, lo skimmington è definito a ludicrous cavalcade in ridicule of a man beaten by his wife. It consists of a man riding behind a woman with his face to the horse's tail, holding a distaff in his hand, at which he seems to work, the woman all the while beating him with a ladle. Quindi la donna c'ha il mestolo e l'uomo ha la conocchia. Ovviamente entrambi sono segni di inversione dei ruoli. Il riferimento in effetti al cosiddetto charivari o skimmington ride, consistente in una o più parate rumorosamente denigratorie in cui le vittime, a volte sostituite da effigi o da compaesani travestiti, venivano trascinate in corteo ed esposte al pubblico ludibrio perché ritenute colpevoli di casi di grande scandalo e immoralità, tra cui si annoverava espressamente quella di donne linguacciute, infedeli o manesche, punite per la loro indole intemperante e molesta, trasportate su un carro lungo un percorso inteso a farne un caso di pubblico svergognamento. Una nutrita casistica ne attesta la ricorrenza dal XVI secolo fino al XIX secolo, ma ci sono tracce che risalgono al Medioevo e dall'etimo francese della parola charivari la pratica si attesta come risalente addirittura all'antica Grecia. Spesso il rituale era rivolto a coppie in cui il marito era colpevole di lasciarsi percuotere dalla moglie, come si vede qui sulla destra dell'immagine. I due venivano usualmente fatti salire su un cavallo addobbato variamente con delle corna, sonagli e altri ammennicoli, l'uno legato con la schiena all'altra in modo da trovarsi a cavalcioni verso la coda, lei brandendo il famigerato mestolo a significare la riprovevole inversione dei ruoli.
il marito la conocchia. Il solito codazzo di compaesani dotati di strumenti improvvisati accompagnava il tragitto della coppia al suono di pentole e di altri clamori discordanti. Non di rado il climax dell'azione coincideva con la malcapitata o la coppia di malcapitati gettati ritualmente in uno stagno, il cosiddetto horse wash pond, lo stagno dove si lavavano i cavalli, o in un fiume. Una forma più elaborata, questo è ripreso da William Hogarth, una forma più elaborata, usata talvolta anche contro commercianti disonesti, ma di prassi impiegata per punire donne particolarmente irrequiete o aggressive o colpevoli di condotta sessuale licenziosa o accusate di stregoneria, era quella del cucking or ducking stool, una specie di sedile su cui la donna veniva legata e ripetutamente calata nell'acqua gelida di qualche fiume o torrente vicini al villaggio. Tutti i rituali di pubblico degrado, dal carting allo skimmington ride, al cucking ducking stool, erano forme di cosiddetto women pine, women's punishment, così definite già nel 1378, per esempio, da William Langland nel suo Piers Plowman, e ancora nel 1884, nel romanzo di Thomas Hardy, The Mayor of Casterbridge, in cui due pupazzi raffiguranti il sindaco e Lucetta sono portati in parata denigratoria su un asino lungo le strade di Casterbridge da una folla vociante, causando nella ora ristabilmente maritata Lucetta con il rivale di Enchard Farfrae un collasso per l'umiliazione e l'onta, cui seguiranno un aborto e poi addirittura la morte. Tutte queste varie forme di denigrazione pubblica avevano ovviamente lo scopo di esercitare il controllo della comunità sui comportamenti giudicati devianti e amorali. La vergogna era lo strumento attraverso cui ricondurre le vittime, in particolare le donne ribelli e inclini a comportamenti mascolini, a rientrare nel solco comportamentale previsto per il loro genere. Parlare troppo e troppo liberamente, soprattutto, era considerato un comportamento disordinato, quasi sempre interpretato come sineddoche per una libertà e dunque una licenziosità nei costumi sessuali. Nel dramma shakespeariano, Catherine è presentata come sicuramente rea di avere una lingua troppo sciolta e irriverente, e che sia manesca lo attestano sia il trattamento riservato alla sorella e a Petruccio quando lo schiaffeggia, e in modo ancora più eclatante a Ortensio, travestito da maestro di musica che si ritrova con il liuto a mo' di gorgiera dopo che Catherine glielo ha fracassato sulla testa. Sulla sua licenziosità sessuale non si danno elementi, anzi qui la commedia prende decisamente il sopravvento sulla farsa di costume, ma certo nei vari duelli verbali che la vedono contrapposta a una controparte maschile, Catherine non è seconda a nessuno nell'arte di sfruttare un doppio senso, talvolta anche a sfondo sessuale. Nel dramma la minaccia della berlina rimane per l'appunto solo una traccia verbale di un destino che in un'altra collocazione non troppo remota nel tempo e nella geografia avrebbe sicuramente colpito Caterina. L'allusione di gremio però sembra in realtà tornare a lampeggiare, almeno in un paio di altri risvolti del plot padovano, articolando un paradigma di familiarità, anche se in forma attenuata, del dramma cittadino con l'armamentario repressivo del villaggio. Nella sorprendente scena del matrimonio, ad esempio, Shakespeare sembra voler giocare con una sorta di charivari auto-orchestrato, facendo comparire dopo una lunga attesa un Petruccio mascherato da zimbello, che si produce in uno sberleffo di se stesso attraverso una parata parodica, che lo vede arrivare in unreverent robes, a cavallo di un ronzino male in arnese, e in compagnia del servo parimenti vestito da buffone. Petruccio se ne viene infatti con un cappello nuovo e un vecchio farsetto, un paio di vecchie brache rivoltate tre volte, degli stivali serviti come candelieri, uno con le fibbie e l'altro con i lacci, una vecchia spada arrugginita presa all'arsenale del paese, eccetera, eccetera, eccetera. Riconoscerete tutti la descrizione della cavalcata di Petruccio. Il suo lacchè lo segue da presso, bardato tale e quale a suo cavallo, con una calza di lino su una gamba e un calzerotto di lana grezza sull'altra, una giarrettiera rossa e l'altra blu, un vecchio cappello e ogni sorta di svolazzi infilzati a mo' di piuma, un mostro, un vero mostro addobbato.
La descrizione fortemente caricaturale di questa processione matrimoniale prosegue con il racconto dello sposalizio vero e proprio, in cui tutto l'apparato cerimoniale viene grossolanamente sbeffeggiato e tradotto in una sequenza di azioni intenzionalmente maldestre e offensive. Più volte nel corso di tutta la scena, il paradigma lessicale preponderante è quello della vergogna. Espressioni come "this shame of ours", "no shame but mine", "shame to your estate" o "for very shame" punteggiano il resoconto del momento festivo. Ma è sicuramente nella scena successiva al rapimento della sposa da parte del marito che le allusioni agli shaming rituals trovano più puntuale riferimento. Nel resoconto di Grumio all'altro servitore, Curzio, la cavalcata dei due è chiaramente modellata sulla scimmiottatura di tali riti di svergognamento. La scena vede marito e moglie scendere da una collina fangosa, con il padrone a cavalcare dietro la padrona, e la domanda di Curzio, "this or one horse", sullo stesso cavallo, non può che essere un riferimento allo Skimmington, cui segue puntualmente il racconto di come il cavallo di lei cadesse, lei sotto di lui, "a horse fell and she under a horse", di come lei finisse in un pantano, "a miry place", di come lei si inzaccherasse da capo a piedi, "how she was bemoiled", "how she waded through the dirt", di come lui l'abbia lasciata lì col cavallo addosso, "how he left her with a horse upon her". E qui la caduta rovinosa di Catherine nel pantano non può non rammentarci del Horsewash Pond, dove finivano le vittime dello Skimmington, mentre il suo corpo schiacciato sotto il peso del cavallo, col marito che la lascia lì senza intervenire, pare un chiaro richiamo alle storie in cui la ragazza viene intenzionalmente rinchiusa nella carcassa di un animale, spesso appunto nella carcassa di un cavallo. Ovviamente del repertorio Shakespeare ripesca il dato in chiave benignamente farsesca, ma più di un critico ha invece ravvisato un richiamo più sinistramente letterale e un'intenzione più deliberatamente repressiva. Nell'influente "Scolding Brides and Bridling Scolds", ad esempio, facendo riferimento proprio a questa scena del cavallo che rovina addosso a Kate, Booth interpreta la successiva menzione delle briglie spezzate, "how her bridle was burst", come deliberato riferimento alla più spettacolare e brutale forma di riconduzione rituale all'obbedienza femminile, il cosiddetto "scolds bridling", che consisteva nell'applicare alle donne ribelle e linguacciute una museruola di ferro, con tanto di morso e di briglie. Il morso aveva generalmente delle punte che tendevano a confliggersi sia sulla lingua che sul palato, quando le briglie, tenute da chi portava in giro la vittima, venivano tirate. Ridotta alla stregua di un cavallo o di un asino, e qui potremmo ricordare come Petruchio, nella sua iperbolica enumerazione possessiva, definisca Kate tra l'altro come "my horse, my ox, my ass, my anything", il mio cavallo, il mio bue, il mio asino, il mio tutto, la donna viene dunque ricondotta metaforicamente al rango di una bestia da soma e letteralmente ridotta al silenzio, essendo impossibilitata a muovere la bocca imprigionata dal morso metallico. Certo è che da questo preciso momento nel dramma il quarto atto più espressamente ricalca l'andamento di un rituale di addomesticamento, con la cura che vede Catherine programmaticamente privata del cibo, del sonno, dei bei vestiti che le fanno intravedere. E finalmente, se non ridotta al silenzio, ricondotta però ad un addestramento verbale che le impone di non prendere iniziativa e di usare la favella solo in risposta alle sollecitazioni del marito padrone, anche le più provocatorie, come nella scena del sole che diventa la luna e del vecchio che deve diventare una fanciulla. A questo punto Catherine sembra pronta per il famigerato monologo omiletico finale, in cui, per far vincere la scommessa al marito, ancora una volta, secondo il modello narrativo popolare, ella recita gli obblighi della moglie nei confronti del proprio sposo e padrone. In questa chiave, tale monologo sarebbe da intendersi come spettacolo pubblico tramite cui esibire l'avvenuta domesticazione, e il teatro stesso diventerebbe così un luogo deputato all'esercizio di forme di public shaming nei confronti delle donne. In realtà, la chiave shakespeariana, a mio avviso, ricorre al dato tradizionale folclorico e all'intero repertorio del "taming wives and scolding shrews" proprio per costruirci su un meccanismo parodico di distanziamento.
Il retroterra patriarcale, con i suoi riti e le sue narrazioni esemplari, viene evocato, ma anche disinnescato, attraverso la riduzione a farsa, in cui il dispositivo dello shaming, che nei modelli culturali di riferimento produceva il meccanismo violento dell'onta e dell'infamia, viene invece interpretato performativamente come messa in ridicolo e scimmiottatura comica. Nel dramma questa serie di motivi viene infatti ripetutamente evocata e usata per costruire il percorso farsesco, con il suo carattere sanzionatorio. Esso è però anche costruito in funzione propedeutica allo sviluppo di una dimensione romantica da commedia più evoluta, dove le personalità dei protagonisti riescono a sovrastare i meri meccanismi della satira sociale, finendo per smussarne quasi integralmente le linee di minaccia e negatività, e risolvendole a livello di intesa e di complicità, in una logica per cui sia Petruccio che Caterina recitano l'uno a favore dell'altra, del pubblico familiare e di quello dei vari spettatori, un rituale di berleffo basato su una segreta intesa tra di loro. La dinamica relazionale tra i due, e soprattutto tra Catherine e la comunità, sono investigati nel contesto della legge patriarcale, ma nell'atmosfera festiva si esplica la messa in discussione e quasi la decostruzione del modello, non senza eliminarne del tutto però le tracce che restano a memoria di un passato ancora vicino e inquietantemente evocativo e che appunto il pubblico riconosceva. In conclusione, il play affronta la questione relativa al rapporto tra l'identità di genere e potere nella Inghilterra early modern, inglobato all'interno di un sistema culturale di precise pratiche discorsive e performative familiari al pubblico, esso ha nel microcosmo rurale anglosassone uno dei suoi sfondi più significativi ed evocativi. Ma il carattere performativo del play, legato più di ogni altro forse alla sua dimensione recitata e molto meno a quella testuale, consegna allo spettatore un finale chiuso nell'addizione e totalmente aperto nell'esecuzione attoriale. Gli accenti e gli sguardi possono fare e fanno infatti la differenza. A questo punto ovviamente bisognerebbe aprire tutto il discorso su come Catherine reciti e la sua sottomissione e sul valore strategicamente mimetico e camaleontico da attribuire alla performance della sottomissione stessa. Tema sviscerato molte volte dalla critica e risolto brillantemente in molte soluzioni sceniche, soprattutto contemporanee. Ricordiamo forse solo un paio di messe in scena recenti in cui in una versione per esempio di Andrei Concialowski Caterina legge su un foglio con pronunciata mimica canzonatoria il testo, cioè l'omelia di sottomissione le viene data come velina e lei ne fa una lettura caricaturale. Oppure in altre versioni, come quella di Laura Angiulli, in una messa in scena di 2 o 3 anni fa, in cui Caterina decide di indossare una maschera quando pronuncia la famigerata omelia di sottomissione, maschera che poi prontamente getterà via. Qui si è inteso però solo indagare il sistema di interconnessioni che legano il testo a un retroterra, sia discorsivo che rituale, di stampo patriarcale, per mettere in luce nel testo i riverberi retorici e immaginali. Nel laboratorio artigianale di Shakespeare, tali repertori vengono dunque evocati, rielaborati, smussati e riplasmati, senza dissiparne del tutto la carica censorea, ma sfumandone la minaccia per trasformare artisticamente la risata aggressiva della farsa in un umore da commedia, quasi romantica, passando appunto dal ridere di Catherine al famoso ridere con Catherine. Grazie.